Stasera in questo teatro Rushen entra, lui invece pure, dalla parte del pubblico. Si conferiscono i nastri d'argento, gli Oscar italiani, e Bubbio lo consegna a Gora per la regia di Febbre di vivere. E poi a Luigi Zampa per Processo alla città. In platea attrici come Marina Berti, sulla scena gli invisibili del cinema come l'operatore Serafini, premiato per la migliore fotografia. Alla ribalta Gabriele Ferzetti, protagonista della provinciale. A Rushen viene riconosciuto, oltre l'interpretazione, l'estroso contributo dato alla Tuada nel cappotto. A differenza del cappotto, il nastro d'argento nessuno glielo porta via.